Abbiamo chiamato Arezzo non molle riparte 2.0 volendoci non mettere mai un altro numero, cioè considerando che sia l'ultimo elemento di ripartenza, in una volontà che è un po' la filosofia politica che abbiamo voluto inserire, che sì, da una parte si fa riferimento ai beni primari, ma oggi serve una ripartenza economica anche dei beni che noi diciamo secondari, ma che sono primari, perché chi ha bisogno di ripartire ha bisogno anche di una spinta di fiducia, e quindi l'economia è fiducia ed è anche un sentimento di ripartenza, e ci abbiamo voluto mettere dentro questo e quello. 8 milioni di euro per ripartire, questa la maxi manovra messa a punto dalla giunta Ghinelli, fondi destinati alla ripartenza e a sostenere lo sviluppo di Arezzo. È una manovra abbastanza consistente, 4 milioni e 300 mila euro di risorse dirette, cioè di liquidità che va direttamente nelle tasche degli aretini per essere poi spese, quindi per diventare economia oppure per far fronte dei servizi necessari, e un'altra metà più o meno, qualche cosa di meno, di opportunità che noi possiamo dare facendo sì che i costi dei servizi si abbassino ulteriormente. Il Consiglio Comunale ha così approvato la delibera Arezzo non molla e riparte 2.0 a maggioranza con 20 favorevoli e 12 contrari. Sono 11 capitoli che sommati fanno 4 milioni e 300 mila euro, che vanno da una riparti coesione, che è la parte più consistente, intorno a 700 mila euro per sostenere gli aretini in difficoltà, dall'affitto al pagamento di alcune bollette, alla necessità di essere sostenuti in termini alimentari, fino a risorse che sono funzionali a far ripartire l'economia, il riparti lavoro per le partite IVA, il riparti economia, buoni da spendere negli esercizi commerciali della città, il riparti cultura, il riparti turismo, il riparti mobilità, il riparti innovazione, e poi tutto un capitolo dedicato alla Tari, 2 milioni di euro di sgravi direttamente misurabili rispetto a un decurtamento del costo.